Da Sede del Dio Vivente, meditazione sul Purgatorio negli scritti mistici, volume primo, Santa Brigida da Svezia, 1303-1373. È la figlia maggiore nata dal secondo matrimonio tra Birger Persson e Ingeborg Bengtsdotter. Nasce nel castello di Finster, sulle sponde del lago della provincia di Uppland, neanche decenne ha visione della Madonna e di Gesù crocifisso, al quale grida: Signore, chi ti ha fatto questo? Chi disprezza e dimentica il mio amore. A 12 anni ne muore la madre, viene affidata alla zia Caterina. Nel 1316 il padre la dà in moglie a Ulf Gudmarsson, dal quale ha 8 figli, tra cui Santa Caterina. È andata sposa a 13 anni, eh? Prima di ogni pasto, Brigida serve 12 poveri. Nel castello di Ulfase sente la frase: sulla croce la mia testa non aveva dove riposare. Da allora dormirà per terra ogni volta che potrà. Dal 1336 al 1341 è gran dama al Palazzo Reale di Stoccolma. Nel 1341 va in pellegrinaggio a Compostela col marito Ulf, che poi trascorre gli ultimi 3 anni di vita ad Albastra presso i monaci cistercensi, dove muore nel 1344. Brigida passa gli anni seguenti tra Albastra, la corte e Vadstena, dove il castello è da lei trasformato in monastero. Nel 1349 parte per Roma per l'anno santo del 1350. Va in estasi davanti al crocifisso in San Paolo fuori le mura. È pellegrina per i santuari d'Italia, mentre prega per il ritorno del Papa da Avignone. Nel 1370 è approvata la regola del Santo Salvatore e Brigida si prepara, su ordine di Cristo, al viaggio in Palestina, dopo una sosta in Sicilia e a Cipro. In Terra Santa riceve continue rivelazioni della vita di Gesù e di Maria. Al ritorno sbarca a Napoli, dove ottiene da Dio la fine della vestidenza. A Roma, il 23 luglio 1373, durante la messa mattutina nella sua camera all'elevazione dell'ostia, Brigida si protende in avanti e dice: tra le tue mani, Signore, rimetto il mio spirito, e cade morta. Dottrina ed esperienza. E qui cominciano alcune passaggi dei scritti di Santa Brigida che parlano di Purgatorio. Dal libro quarto. Anche se manca un trattato organico sul Purgatorio come in Santa Caterina da Genova, i frammenti purgatoriali di Santa Brigida sono rilevanti, incisivi e offrono una dottrina completa. Notevole è l'intervento di Maria Santissima. Brigida non sembra però soffrire le pene del Purgatorio, come invece Santa Veronica Giuliana. Per sfuggire alle pene del Purgatorio è necessario amare Dio con tutto il cuore e venire al luogo che è il compendio tra il cielo e la terra, cioè alla Chiesa, dove sono le indulgenze. Vede 3 luoghi purgatoriali. Il luogo dove si soffre la pena massima, dove è il contatto dei demoni, apparizione di vermi velenosi, caldo e gelo, tenebre e confusione. Il luogo del difetto della bellezza. Il luogo penoso del desiderio incompiuto della visione di Dio, luogo dove molti e a lungo rimangono. Le pene sono multiformi e possono essere mitigate e abbreviate dalle preghiere e dalle opere buone degli amici. Un'anima è nella pena più grave del purgatorio, la quale consiste nel non sapere ancora se perverrà alla pace o se è dannata. Fuoco e tenebre, freddo e vista dei demoni, senza però il loro contatto, la tormenta. Attenzione, faccio subito notare 2 cose. I punti più bassi del purgatorio sono appunto caratterizzati dal contatto con i demoni e al punto più basso ancora, la pena più grave, è quella dove non si sa
si sta in purgatorio, si sta lì fermo. Non sapere ancora se perverrà la pace o se è dannata. Vedremo in questi scritti, questo vado a memoria, che questa è una pena riservata a veramente a quelli che si salvano per rotto della cuffia, nel senso che hanno fatto una vita di peccato su peccato e poi per qualche miracolo, per qualche penitenza, intercessione di qualche santo, si vanno a convertire in punto di morte. Questo è molto importante perché sfata un pochino, cioè dice vabbè, tanto mi converti in punto di morte, andare a finire insomma in un posto che non si sa se sei salvo o se stai all'inferno, credo che sia una cosa molto allegra, no? Quindi. Ancora un altro punto, questo è fatto a punti, questa descrizione, non c'è una descrizione organica come abbiamo visto nel prologo. Per liberarla dalle sei età in cui dovrebbe ardere nel purgatorio, proporzionate alle sei età di peccati, si offrono 30 calici, 30 messe e si aiutino 30 poveri. Il pentimento in punto di morte e la passione del Signore evitano l'anima all'inferno, ma dovrà subire un doloroso purgatorio così descritto. Quindi il pentimento in punto di morte, il capo è stretto da un vincolo, gli occhi pendono fuori dalle orbite, i capelli sono bruciati, il cervello defluisce attraverso le narici e le orecchie, le ossa sono frantumate, le mani legate al collo, le costole sono spezzate e il cuore strappato con l'interiore si spacca. I femori con le ossa spezzate sono come raggomitolati. Già mi immagino qualche commento di qualcuno. Ah, io leggo, non è che invento. Un altro punto. Un peccatore che deve purificarsi nella pena corporale è come scarnificato. Altro punto. La Vergine Maria le svela la situazione dell'anima di un suo amico sacerdote eremita che sarà trattenuto in purgatorio solo prima della sepoltura del suo corpo per non aver avuto in morte il perfetto desiderio di pervenire alla presenza e alla visione di Dio. Maria è la madre di tutti quelli che sono in purgatorio perché per le sue preghiere le pene vengono mitigate. Vedi un sommo pontefice che stava in una casa cosparsa di fango, circondata dai demoni terrorizzanti, ma che non potevano toccarlo. È un sommo pontefice, sommo pontefice. È nel purgatorio, ma con quelli che si affrettano ad avvicinarsi alla grazia e alla visione della maestà di Dio. Dal libro sesto. Purgatorio amaro, supplizio inimmaginabile per chi si pente solo in punto di morte. Niente solleva quanto l'orazione, le anime del purgatorio ovviamente, e il sacramento dell'altare. Altro punto, pene terribili in tutte le membra per una donna che viveva tutta immersa nel piacere carnale. Per un monaco santo il purgatorio era il suo stesso corpo malato. Il luogo del purgatorio diventa così lo stesso corpo malato dove l'anima offrendo le sue croci si rinnova nell'ardore della carità e diventa una fulgida stella. Un'anima subisce una triplice pena nella vista, nell'udito e nel tatto. E adesso sentite. Chi desidera con tutto il desiderio Cristo e di essere con Lui, che non vede l'ora di morire, evita il purgatorio, perché la sua vita presente è già la sua purificazione. È il purgatorio di desiderio, che è l'anticamera del paradiso, già vissuto nel tempo che evita il purgatorio di desiderio dopo la morte.
La Madonna supplica il Figlio affinché diminuisca le pene. Anche un santo intercede perché un'anima in purgatorio non abbia la disperazione di non sapere se avrà la gloria eterna. Questo infatti è il supplizio maggiore di ogni supplizio. Questo è un altro che si trova nel posto dove non si sa se si sta salvi oppure no. Pene di un'anima che alla fine della vita è stata commossa dalla passione del Signore che gli ha acceso una scintilla della divina carità. Ancora, tra le nove pene di un'anima, la settima è la disperazione del perdono, perché non sa l'esito della sua vita, se sarà salvo o dannata. È la fase iniziale del purgatorio più doloroso, dove la disperazione non è ancora superata dalla speranza. L'immolazione del mio corpo è l'antidoto delle anime, dice Gesù. Il sacrificio, l'immolazione del corpo del Signore nella messa, è l'antidoto delle pene purgatoriali, è il sollievo massimo per le anime. Ecco perché la cosa più importante è far celebrare le messe di suffragio. Per la liberazione dal purgatorio è esigita la restituzione dei beni rubati da parte dei parenti della persona defunta. È l'aspetto sociale di solidarietà nella giustizia riparatrice e nella carità. Capite che significa? Sono rubato, i parenti devono restituire le cose che la persona ha rubato. Le appare una abbadessa vestita di bianco per la sua virginità, ma colpita da pene nei piedi e nelle mani, negli occhi e nella lingua. Sa però di essere in stato misericordia, cioè salva. In una situazione qui prevalente sul luogo, dove Dio esercita la sua misericordia verso di lei e vive nell'aspettativa della buona speranza della visione di Dio, confortata dalle preghiere e dalle opere della Chiesa pellegrinante e trionfante, e dal sangue di Gesù Cristo nel sacrificio della messa. Questo è quanto per quello che riguarda Santa Brigida di Svezia. Ecco, abbiamo sentito da lei alcuni particolari importanti, si possono riassumere, che si prende in punto di morte, un purgatorio tremendo. Esiste una parte del purgatorio dove, oltre che la visione dei demoni, non si sa se si è salvi, ed esiste un punto basso del purgatorio dove, pur nella coscienza della salvezza, si è parecchio tormentati al contatto con i demoni. Santa Brigida da Svezia, inutile dire, insomma, che grandissima santa, adesso è diventata anche una delle compatrone d'Europa, ed è mistica autentica e credibile, quindi a noi trarre tesoro da queste cose molto molto serie, però certamente vere, che abbiamo ascoltato e che questa santa ci ha lasciato.